Con la serata di oggi, sabato 11 febbraio, si chiude la 73esima edizione del Festival di Sanremo condotto, per la quarta volta, da Amadeus. Al suo fianco, sul palco dell'Ariston c'è stato anche Gianni Morandi, e oggi, come durante l'esordio, ci sarà anche l'influencer Chiara Ferragni. Oggi il direttore artistico ha letto la lettera inviata dal presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, mentre l'ordine dei 28 cantanti in gara sarà questo: Elodie, Colla Zio, Mara Sattei, Tananai, Cola Pesce e Di Martino, Giorgia, Modà, Ultimo, Lazza, Marco Mengoni, Rosa Chemical, Cugini di Campagna, Ariete, MR. Rain, Paola e Chiara, Levante, LDA. Coma trattino basso cose, Olli, articolo 31, Will, Leo Gasman, Gianmaria, Anna Oxa, Shari, Gianluca Grignani e Setu. A vincere è Marco Mengoni con Due vite, secondo classificato Lazza, terzo MR. Rain, quarto Ultimo e quinto Tananai. Ore 2:41 si chiude ufficialmente la 73esima edizione del festival con i complimenti ad Amadeus. Ore 2:36 si esibisce Mengoni con la sua Due vite, dopodiché si mette in posa con i conduttori e il premio. A favore di telecamera, ancora una volta Morandi si fa vedere con la scopa. Ore 2:34 prima di tornare a esibirsi, Mengoni ringrazia tutte le donne che, a suo dire, che avevano dei pezzi molto belli ma non sono riuscite ad arrivare nella top 5. Ore 2:32 il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo è Marco Mengoni con Due vite, al secondo posto si qualifica, invece, Lazza con Cenere. Il cantante di Ronciglione riceve il Leone d'Oro e si mette a piangere. Ore 02:31 il terzo classificato è MR, Rain con Supereroi. Ore 02:31 il quarto classificato è Ultimo con Alba. Ore 02:30 il quinto classifico è Tananai con Tango. Ore 02:28 tornano sul palco i cinque finalisti insieme, e Ferragni ha in mano la busta con il verdetto. Ore 02:27 il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale va a Marco Mengoni. Ore 02:26 anche il premio per la sala stampa Lucio Dalla va a Cola Pesce e Di Martino. Mentre il premio Sergio Bardotti come miglior testo va a Coma trattino basso cose con l'addio, i due cantanti tornano sul palco e annunciano nuovamente che si sposeranno. Ore 02:25 vengono assegnati i primi premi. Quello per la critica Mia Martini va con la Pesce e Di Martino con Splash. Ore 02:21 si chiude il televoto ed è il momento dei ringraziamenti da parte dei conduttori. Ore 2:12 è il momento della lettera, molto chiacchierata, di Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina, tradotta dall'ambasciata. Si inizia a parlare del festival, della musica, della bellezza, poi si parla della guerra, che il paese, dice, vincerà con tutto il mondo libero, anche con la cultura. C'è un ringraziamento agli italiani, e ai leader italiani, e un invito ai vincitori di Sanremo 2023 quando ci sarà anche la vittoria sulla Russia, che canteranno la stessa canzone degli Antitila, che vengono presentati sul palco da Amadeus. Ore 2:06 torna sul palco MR, Rain, ma senza bambini, per legge, che saranno registrati, con il codice 05. Ore 2:02 Amadeus, Morandi e Ferragni, che si è levata la giacca, richiamano sul palco Mengoni con il codice 04 e la sua Due vite. L'esibizione del cantante di Ronciglione viene salutata da un applauso convinto del pubblico. Ore 1:57 con il codice 03, c'è Lazza con Cenere, prima della sua esibizione il pubblico dell'Ariston incita il cantante. Ore 1:53 è la volta di Tananai, con il codice 02, che torna ancora una volta a cantare la sua Tango.
Ore 1:47 torna sul palco quindi ultimo, accompagnato anche da alcuni problemi tecnici che vengono risolti prima che si esibisca. Per lui il codice, come già detto, è lo 01. Ore 1:44 vengono assegnati i nuovi codici ai 5 cantanti rimasti in gara. 01 per ultimo con Alba, 02 Tananai con Tango, 03 Lazza con Cenere, 04 Marco Mengoni con Due Vite e 05 MR Rain con Supereroi. E parte una nuova gara, dice il conduttore Amadeus. Ore 1:41 è il momento della classifica generale dall'ultimo al sesto posto, 28. Se tu cause perse, 27. Shari egoista, 26. Will stupido, 25. Anna Oxa Sali, 24. Olli Polvere, 23. Levante Vivo, 22. Gianmaria Mostro, 21. Cugini di Campagna Lettera 22, 20 Colla Zio, Non Mi Va 19. Mara Sattei 2000 minuti, 18. Leo Gasman Terzo Cuore, 17. Paola e Chiara Furore, 16. Articolo 31 Un Bel Viaggio, 15. LDA Se Poi Domani, 14. Ariete Mare di Guai, 13. Coma trattino basso cose l'addio, 12. Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato, 11. Modà Lasciami, 10. Colapesce e Di Martino Splash, 9. Elodie 2, 8. Rosa Chemical Made in Italy, 7. Madame Il Bene nel Male, 6. Giorgia Parole Dette Male. La classifica viene letta tra i boati del pubblico in sala. Ore 1:38 si torna dalla pubblicità con Amadeus che chiama ancora una volta sul palco dell'Ariston Ferragni, che ora indossa un pantalone di velluto nero, così come la giacca corta con sotto un corpetto bianco. Passano i meme che riguardano l'influencer, e anche una che in realtà c'entra poco con lei, quello su Albano. Ore 1:28 siamo arrivati all'ultimo cantante in gara, ed è Se Tu con la sua Cause Perse. Ha portato sul palco una candela con la sua faccia per portare fortuna. Ha il codice numero 28. Grazie pubblico, grazie orchestra, grazie al maestro Melozzi. Un applauso per il maestro Melozzi. Poi spiega il significato del cero e dice ad Amadeus, grazie per aver creduto a questa causa persa. Il direttore artistico risponde, Se Tu è forte forte, ore 1:21 tocca al 27esimo cantante in gara che quindi ha il codice 27. È il turno di Gianluca Grignani che canta Quanto ti manca il fiato. Il suo abito è tutto nero, ma con un sotto giacca luccicante. Amadeus commenta, una grande storia di Grignani che si è raccontato in maniera onesta e schietta come è nella vita. Ore 1:16 siamo quasi alla fine con Shari che arriva sul palco con un abito nero e gli occhiali da sole. Il suo pezzo si chiama Egoista e per votarla bisogna digitare il codice 26. L'amore è per tutti quanti, non è scontato, commenta la ragazza della cantera di Sanremo Giovani come evidenzia Amadeus. Ore 1:11 Anna Oxa arriva sul palco e canta Sali, canti dall'anima, che ha una capigliatura spettinata e un abito nero. Il suo codice è il 25. L'interpretazione è ricca di pathos e fa emozionare tutto il pubblico. Molti sui social sottolineano la sua acconciatura. Amadeus sottolinea che si tratta di una delle voci più belle della musica italiana. Ore 1:06 manca sempre meno alla fine e tocca a Gianmaria con la sua Mostro. Anche lui ha scelto un abito nero e ha il codice numero 24. Durante l'esibizione va anche in mezzo alla platea. Ama, volevo ringraziarti tantissimo. Hai portato 6 giovani al festival, sei un pazzo nel bene. Volevo ringraziarti a nome di tutti, commenta alla fine. Ore 1 è il turno di Leo Gasman, che canta Terzo Cuore ed è abbinato al codice numero 23.
Anche lui ha scelto un abito tutto in nero. Vi voglio bene, ragazzi. È un onore essere qui, commenta l'artista appena finita l'esibizione. Ore 00:56, il prossimo cantante in gara è Will che canta il pezzo Stupido. Il codice per votarlo è il 22, indossa un abito tutto nero. A fine esibizione dice, grazie a tutti. Amadeus sottolinea il talento dei ragazzi provenienti di Sanremo Giovani e gli augura una grande carriera. Ore 00:44 sono gli articolo 31 con un bel viaggio i 21 esimi artisti in gara, e quindi hanno il codice 21. Entrambi i cantanti hanno un completo nero, Ilunga Axe ha un cappello nero, mentre DJ Yad ha la scapoletta, e al termine dell'esibizione si abbracciano commossi, e abbracciano anche i conduttori. Ore 00:38 arriva, di nuovo, sul palco dell'Ariston Holly con la sua polvere e il codice 20. Il cantante indossa un abito nero con una camicia dal collo ampio, ma a impreziosire il tutto c'è una rosa rosa come occhiello. Ore 00:35 si torna dalla pubblicità e c'è da sola Ferragni sul palco che chiama Morandi e Amadeus, che vengono accompagnati dalla canzone Siamo la coppia più bella del mondo. L'influencer ha preparato una sorpresa per Anna, la moglie del cantante, ovvero una stola con una dedica, ti sposerei altre 100 volte, e poi scocca il bacio tra i due. In molti hanno notato il posto vuoto di Fedez in prima fila, peraltro. Ore 00:23 è il momento dei coma-basso cose con l'addio, con il codice 19. Prima di iniziare l'esibizione, lui, vestito con un completo a quadri bordeaux, dice a lei, vestita tutta di bianco, sei bellissima, e lui risponde, anche tu. A fine esibizione si baciano a stampo, e annunciano che, fra un pochino, ci sposiamo. Ore 00:17 Amadeus saluta Mara Venier in prima fila in platea, ma annuncia soprattutto l'arrivo sul palco di Luisa Ranieri, l'attrice considerata dal conduttore una delle migliori in circolazione. La protagonista di Lolita Lobosco indossa un abito nero lungo ma con uno spacco importante. Insieme chiamano sul palco Morandi, che è il suo dream, e poi parlano in napoletano e bolognese, e il direttore artistico risponde in siciliano. Ore 00:10 Amadeus fa un recall dei codici dei cantanti in gara e, assieme a Ferragni, chiama sul palco LDA, tutto vestito di bianco e molto glitterato, con la sua Se poi domani, con il codice 18. Ore 23:59 è il momento dell'arrivo sul palco dell'Ariston di Ornella Vanoni, tutta vestita di rosso, che dice di essere già stanca e parla di carciofi, ma soprattutto vuole parlare con Fedez. Canta Vai, Valentina, come da richiesta di Amadeus. Arriva Morandi e le chiede, invece, di cantare Appuntamento. Poi tornano entrambi i conduttori sul palco, e le chiedono Eternità e una ragione in più. La cantante, al termine dell'esibizione, riceve una standing ovation e anche dei carciofi, 4, e quindi dice, siete più tirchi, con i carciofi. Ore 00:10 Amadeus lancia Levante con Vivo e il codice 17. La cantante siciliana ha un mini dress grigio. Ore 23:46 è il momento di Paola e Chiara e la loro furore con il codice 16. Come ogni serata, le due sorelle sono vestite alla stessa maniera. Un vestito grigio lungo e brillantinato e hanno una cintura nera. Ore 23:41 si torna dalla pubblicità con Salmo che canta Diavolo in me dalla Costa Smeralda, la nave di Costa Crociere. Ore 23:31 con il I love it, hope they make you happy too, cause you are alive.
dell'esibizione, il pubblico riceve un grande applauso da parte del pubblico, e lei coglie l'occasione per ringraziare Amadeus commossa. Ore 23:03 è il momento dei cugini di campagna con la loro lettera 22, e hanno il codice 12. Sono vestiti con una tuta molto colorata e sbrilucicosa. Ore 22:57 si torna dalla pubblicità, Amadeus e Ferragni danno la linea a Morandi che si trova al Suzuki Stage, in cui si esibisce Achille Lauro, tutto vestito di rosso, che canta un suo medley, Rolls Royce, Me ne frego, Bam Bam Twist, domenica, 16 marzo. Ore 22:46 è il momento di Rosa Chemical con la sua Made in Italy, che avrà il codice 11. Il cantante ha una camicia bianca, bucata sui capezzoli, e una cravatta di pelle nera, esattamente come i guanti e una gonna. Durante l'esibizione, va verso Fedez su cui siede e twerka, poi lo porta sopra sul palco. E poi c'è anche la limonata con il marito di Ferragni. Mi è preso l'amore, mi è scattato all'improvviso, ha detto Rosa Chemical. Ore 22:41 Amadeus e Morandi chiedono a Paoli di cantare Il cielo in una stanza e prima di farlo, il cantante racconta la storia con il co-conduttore e anche di Little Tony. Ore 22:35 Amadeus annuncia l'arrivo di Gino Paoli sul palco. Indossa un abito bianco con la camicia nera e i suoi iconici occhiali. In platea c'è un'atmosfera meravigliosa con i cellulari a fare luce. Canta una lunga storia d'amore e sapore di sale. Riceve una standing ovation straordinaria da parte del pubblico. Ore 22:21 il decimo cantante in gara, quindi con il codice 10, è Marco Mengoni che presenterà Due vite. È vestito con un gilet e pantaloni coordinati neri con dei dettagli diversi. Dopo l'esibizione, il cantante viene accolto da un'ovazione del pubblico in sala. Ore 22:17 è il turno di Lazza, annunciato da Ferragni, che canta il pezzo Cenere. Per votarlo bisogna digitare il codice 09. È vestito tutto di rosso con una cravatta nera. Indossa anche dei guanti in pelle nera. Ore 22:12 viene annunciato l'arrivo di Ultimo che canta Alba. Il codice per votarlo è lo 08. Indossa pantaloni e canottiera bianche. Il suo look è total white. Riceve molti applausi da parte del pubblico. Ore 22:08 torna sul palco anche Ferragni, con un nuovo abito, sempre blu e oro e lungo. E si lancia una nuova diretta Instagram dal profilo di Amadeus, in cui si invita anche Rosario Fiorello a partecipare. Considerato che il comico non risponde, dicono che ci riproveranno in un secondo momento, e quindi si collegano con Radio 2. Ore 21:59 al rientro dallo stacco pubblicitario, Amadeus annuncia l'arrivo sul palco di Sanremo dei Depeche Mode, che in anteprima mondiale lanceranno il singolo Ghost Again, poi si esibiranno in Personal Jesus. Per loro una standing ovation, e poi l'annuncio del nuovo album e delle date del tour in Italia. Ore 21:52 si va in pubblicità e poi si tornerà con i Depeche Mode. Ore 21:47 è arrivato il momento dei Modà, che si esibiranno con la loro Lasciami, e a cui è associato il codice 07. Ore 21:40 si passa subito a Giorgia. Indossa un vestito corto glitterato e dà una sorta di santino ad Amadeus. Canta Parole dette male. Per votarla bisogna digitare il codice 06. Viene sommersa dagli applausi del pubblico e riceve i fiori prima di andare via e ringraziare tutti. Ore 21:37 vengono annunciati sul palco Colapesce e Di Martino, il primo vestito in nero e il secondo in bianco. Per votarli bisogna digitare il codice 05. Terminano l'esibizione a terra e poi Amadeus gli dà i fiori di Sanremo. Ore 21:34 Amadeus, Morandi e Ferragni scherzano sui social del direttore artistico,
devo insegnarti ancora tanto. Con la diretta aperta hai messo il telefono in tasca. Ore 21:18 i tre annunciano l'arrivo di Tananai che canta tango. Ha una rosa gialla e blu per esprimere sostegno all'Ucraina. Si vota con il codice 04. A fine esibizione dice: vi ringrazio, in quest'anno mi avete fatto crescere tanto. Arriverà un nuovo lunedì per tutti, ore 21:26 si torna in onda con Chiara Ferragni accompagnata da Amadeus e Morandi. È vestita con un vestito blu lungo e la parte superiore in oro. Durante la discesa Fedez inizia a piangere. Ore 21:13 dopo aver spiegato dove vedere il festival, Amadeus annuncia l'arrivo sul palco di Mara Sattei con un abito lungo a colla alto nero e blu brillantinato. La cantante si esibirà con il suo 2000 minuti, e per votarla si deve digitare il codice 03. Il pubblico applaude e lei ringrazia tutti a partire dall'orchestra. Grazie, vi voglio bene. Ore 21:09 arrivano i Colla Zio annunciati da Amadeus, che canteranno Non mi va. Sono vestiti tutti di nero, compresa la cravatta. Iniziano a interpretare il pezzo con un balletto e tre di loro al centro del palco. Il codice per votarli è lo 02. Al termine dell'esibizione, il gruppo chiede al conduttore di dire Straguzzo, e lui lo fa. Ore 21:07 sale sul palco per un saluto veloce il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Ore 21:04 è il momento di Elodie, che ha il codice numero 01, con la sua 2. La cantante romana ha un vestito nero un po' in pizzo, un po' no e degli stivali molto alti. Ore 20:54 entra in scena Gianni Morandi con la chitarra che rende omaggio a Lucio Dalla, che quest'anno, il 4 marzo, avrebbe compiuto 80 anni. Si parte con Piazza Grande, poi c'è Futura e si conclude con Caruso. Si conclude l'esibizione con una standing ovation, e con il cantante bolognese che rivolge uno sguardo al cielo, molto emozionato. Ore 20:51 Amadeus, da solo sul palco con una giacca nera scintillante, dà i codici del televoto e dà il via all'ultima serata del Festival di Sanremo. Ore 20:45 inizia l'ultima serata del Festival di Sanremo, e si parte con la banda militare dell'aeronautica che suona l'inno d'Italia, poi è il momento in cui parla il generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell'aeronautica militare, che scambia qualche battuta con il conduttore, Amadeus. Si conclude con la marcia d'ordinanza. Si indugia sulla prima fila, in cui da una parte c'è Fedez, dall'altra Stefano Coletta, dirigente della RAI, con cui ci sono stati dei problemi durante la settimana. La scaletta degli artisti in gara nell'ultima serata del Festival di Sanremo 2023 Dalton Elodie Asetu, per l'ultima volta tutti i 28 artisti in gara si esibiranno con la loro canzone alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Questa è la scaletta. Elodie 2 Colla Zio Non mi va Mara Sattei 2000 minuti Tananai Tango Giorgia Parole dette male Moda Lasciami Ultimo Alba Lazza Cenere Marco Mengoni 2 Vite Rosa Chemical Made in Italy Cugini di Campagna Lettera 22 Madame Il Bene nel Male Ariete Mare di Guai MR Rain Supereroi Paola e Chiara Furo Relevante Vivo LDS Poi Domani Coma Trattino Basso Cose L'Addio Olli Polvere Articolo 31 Un Bel Viaggio Will Stupido Leo Gasman Terzo Cuore Gianmaria Mostro Anna Oxa Sali Canto dell'Anima Shari Egoista Gianluca Grignani Quando ti